Dal vostro veterano del fantacalcio, siamo alle porte dei quarti di finale che avranno luogo già da partire da domani, quindi prontissimi con le prove di formazione, una fase carichissima questa per quanto riguarda l'Europeo. Sicuramente tanti di voi stanno aspettando le ufficiali per capire come procedere, ma tanti da oggi possono già proporre fantamercato, fanteuropeo, quindi prontissimi per questa novità di formazione. Io vi ricordo, prima di partire, di scaricare l'app di Magic Goal, di fatto un'app che è una bibbia per i fantallenatori. Tramite la funzione chiedi all'esperto potete entrare in contatto con me in qualsiasi momento, quindi grazie di cuore a chi vorrà farlo. È già attiva per gli europei, è già attiva per i quarti di finale, quindi prontissimi domande a ripetizione e in ripetizione vi rispondo quindi in tempo praticamente reale, quindi grazie di cuore a tutti. Oggi andiamo ad esaminare le prime due prove di formazione, quelle appunto tra Svizzera e Spagna, quelle tra Belgio e Italia, partita che ci riguarda da vicinissimo. Vi ricordo brevemente com'è il quadro dei quarti di finale. Si parte domani alle ore 18 a San Pietroburgo, 2 luglio, ci sarà Svizzera-Spagna, andiamo subito ad esaminare questa partita, poi sempre domani grande tensione, quindi familiari di peperoni gelata e frittatona di cipolla pronti per seguire Belgio e Italia, 21-2 luglio a Monaco di Baviera. Poi sabato ci sarà da disputare il 3 luglio, sabato ore 18 a Baku, capitale dell'Azerbaigian, ci sarà un fantastico Repubblica Ceca contro Danimarca e per chiudere 3 luglio alle 21 a Roma ci sarà Ucraina e Inghilterra, tifosi inglesi che sono prontissimi per sbarcare a Roma anche se c'è un divieto assoluto, ho letto che vogliono passare tramite la Francia, tramite Nizza, poi da lì con un autonoleggio arrivare direttamente a destinazione Roma, ma non avranno biglietti a disposizione, quindi ci sarà un grande, grande tema su questo fatto degli inglesi a Roma. Poi vi ricordo che gli inglesi se dovessero appunto vincere avrebbero semifinali e finali a casa, quindi un grande vantaggio per quanto riguarda appunto la squadra capitanata da Southgate come allenatore. Andiamo a vedere la Svizzera di Petkovic in grande forma, ha eliminato di fatto dalla competizione la squadra favorita per vincere questo europeo che era la Francia. Ci sarà Sommer in porta, eroe nazionale dopo il rigore parato a Mbappé. Difesa 3 in un 3-4-1-2 del modulo di Petkovic, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa. Confermatissimo Zuber, ma così non può essere altrimenti, è veramente in grande, grande forma, il numero 14 della Svizzera, con Widmer a destra confermato, Xhaka e Froehlich in mezzo al campo, trequartista Shaqiri, le punte che saranno Embolo e Seferovic, una bella Svizzera, può dare del filo da torcere anche alla Spagna e sicuramente può giocarsi la semifinale, anche se in questa semifinale vedo leggermente favorita la Spagna, un po' anche per maggiore esperienza, però comunque la Svizzera è una squadra che gioca al calcio e quindi può dire assolutamente la sua. Quindi l'ex allenatore della Lazio è sicuramente un allenatore di grande, grande esperienza. Quindi su di lui si può fare affidamento. Una Svizzera molto solida. Quindi la Spagna sarà un po' in difficoltà, a discapito appunto della Croazia, che magari era un po' meno navigata, anche se uomini importanti c'erano lo stesso. La Spagna, come si schiererà? Luis Enrique mi pare abbia trovato una quadra abbastanza importante per quanto riguarda la Spagna, un 4-3-3. Il ritorno di Busquets sicuramente ha dato equilibrio importante alla squadra, quindi Unai Simone in porta, confermato nonostante la paperissima che fece il suo primo gol della Croazia. Azpilicueta finalmente confermato a destra con Gaia a sinistra, Garcia e Laporte in mezzo alla difesa, Koke, Pedri e Busquets, un centrocampo di grande quantità ma anche di qualità. Le punte, un po' alla sorpresa di questo europeo, Sarabia con numero 22, Torres a destra e Alvaro Morata, confermatissimo, un giocatore che appunto a detta di Luis Enrique sarebbe stato titolare senza se e senza ma, così è stato, ha confermato, ha fatto un gran gol e appunto ha qualificato la sua Spagna. Quindi una delle due arriverà in semifinale, sicuramente un risultato importante e interessante per entrambe le formazioni. Chiaramente appunto dovesse arrivare la Svizzera sarebbe un top risultato a livello direi quasi mondiale. Passiamo a parlare poi della nostra semifinale, una semifinale chiaramente importantissima per quanto riguarda lì. Secondo me lo snodo importante per quanto riguarda l'Europeo è stato proprio in questo match, l'ho detto più volte durante le live, durante i vari video in preparazione che vi ricordo sono stati tantissimi sull'Europeo, quindi un grazie di cuore veramente a chi ci ha seguito dal primo minuto sull'Europeo oggi. Tanti si catapultano su questo tema, ma chiaramente come sapete sul nostro canale sono andati avanti da tanto, analizzando giorno per giorno, squadra per squadra, quindi un grande, grande risultato, una grande preparazione. Il Belgio, di fatto, chi vince tra Belgio e Italia potrebbe arrivare in finale, perché poi di fatto entrambe possono battere sia Svizzera sia Spagna. Sul lato versante, credo che appunto la Danimarca possa farcela contro la Repubblica Ceca e poi l'Inghilterra, chiaramente parte favorita per quanto riguarda la partita contro l'Ucraina. Già l'Ucraina arrivare ai quarti è stata un'impresa storica, quindi credo che possa anche fermarsi ai quarti di finale, ma come abbiamo visto
sono sempre dietro l'angolo tutte le sorprese per quanto riguarda l'europeo, che storicamente è un europeo che dà tante, una competizione che dà tante pazienti. Intanto vedi la Grecia Euro 2004, vedi il Portogallo che ha vinto in casa della Francia nel 2016, insomma, tante tante novità, ma sorprese importantissime. Parliamo di Belgio, parliamo soprattutto dei casi spinosi di De Bruyne e Hazard. Ieri hanno fatto un po' di pretattica, non facendoli allenare, ma secondo me, da quello che hanno usato, credo che De Bruyne possa essere del match, mentre Hazard possa essere un po' più in difficoltà. Insomma, non male anche per il Belgio, perché chiaramente senza Hazard avrà comunque a disposizione Ferreira Carrasco. Insomma, per noi la vicenda non cambia di molto, anzi, non cambia quasi di un centimetro. Forse Carrasco è anche meglio per il Belgio. Comunque, il Belgio si schiera con un 3-4-2-1. Ha trovato un po' la quadra difensiva con questo terzetto e con i centrocampisti centrali che fanno un po' di filtro. Il Belgio ha fatto 8 gol, ne ha subito uno. Quindi, insomma, una bella fase difensiva per il Belgio. In porta c'è Courtois, con portiere di statura mondiale. In difesa, tre senatori: Vermaelen, Alderweireld e Vertonghen, quindi difesa di gran lusso per quanto riguarda appunto il Belgio, ma può essere colpita in velocità sicuramente, quindi massima massima attenzione. A sinistra un po' la sorpresa di questo europeo, un po' preventivato, che è Thorgan Hazard, autore del gol della vittoria contro il Portogallo, ma comunque un giocatore veramente interessante, fratello di Eden, ma comunque veramente di grande interesse. Dall'altra parte un giocatore che mi entusiasma tantissimo, che è Meunier, a livello di fantacalcio, anche può dire sicuramente la sua. In mezzo, con il ritorno di Witzel, ci sarà ancora Tielemans, quindi direi centrocampo che filtra molto molto bene, quindi una fase difensiva e offensiva importante. Come vi dicevo, De Bruyne, a mio avviso, il numero 7 del Belgio, sarà della partita, credo proprio che sarà del match, e a supporto ci sarà Ferreira Carrasco, quindi non notizie positive per l'Italia, a supporto di Lukaku, quindi diciamo così, il Belgio che fa molta molta paura, ma questo lo sapevamo già in pensa, avrebbe in panchina anche un certo Mertens, oltre chiaramente a Zaren, insomma, quindi una panchina lunga per la squadra di Martinez, quindi grande difficoltà. Buona strategia, insomma, un bel Belgio, credo che possa essere la favorita di questa partita. Poi passiamo a parlare dell'Italia. L'Italia dovrebbe avere poche innesti di formazione nuovi. Credo che appunto Chiellini possa non essere ancora del match, credo che possa esserci Acerbi. C'è un ballottaggio importante a destra tra Chiesa e Berardi. Credo che Chiesa possa essere lui il titolare di questa partita. Vedremo se appunto sarà confermato o meno. Comunque 4-3-3 per la squadra di Mancini, Donnarumma in porta, Di Lorenzo, più di Florenzi perché si allena da pochissimo, quindi Di Lorenzo ancora confermato, con Super Spinazzola a sinistra. Come vi dicevo, Bonucci in mezzo, di fianco ci sarà Acerbi. Centrocampo confermato, quello titolare, con Jorginho, Verratti e Barella. E in attacco, appunto, ballottaggio tra Chiesa e Berardi, con Chiesa ma leggermente avanti. Insigne a sinistra e Immobile punta centrale per questo bellissimo match che sarà appunto domani sera. Non perdete impegni, assolutamente da seguire con grande grande attenzione questo Belgio-Italia. Io vi ricordo, prima di concludere, che appunto di scaricare l'app di Magic Goal, ho fatto una bibbia per i fantallenatori, fatelo in qualsiasi momento, grazie di cuore a chi vorrà farlo. Vi ricordo un po' di pubblicità, di condivisione del canale, siamo quasi a 45.000, quindi grazie di cuore. L'obiettivo è 45.000 entro quest'estate, come vi dicevo già da diversi mesi, e qui sotto trovate il link per potervi abbonare. Quindi grazie di cuore a tutti per l'attenzione. Vi auguro buona serata, ci sentiamo anche sulla piattaforma Viola, canale Veterano Fantacalcio, per altre dirette. Quindi grazie di cuore a tutti, buon europeo a tutti, buon fantacalcio a tutti, buon Fanta europeo del veterano a tutti. A presto, ciao ragazzi!